Fanno sorridere il Gabice Gradara nell'infrasettimanale contro il Moio Vallesina, Almagi per Mister Terenzi prima vittoria e Urrà schiaccia Crisi per rimanere fuori dalla zona play-out. Senza Muratori, Santucci, Marchetti, Cancelliere, Grassi per lui stagione terminata anzitempo, i locali ritrovano la verve propositiva che sembrava essersi appannata e rivedono la luce in fondo al tunnel. Si parte dal 12° minuto, il rossoblù a segno con Simoncelli, ma il gol viene inspiegabilmente annullato per un fuorigioco inesistente. 18° minuto, ancora uno straripante Simoncelli vede deviare a lato il suo tiro da Cerioni. Al 22° mostra gli anconetani con Wu che calcia malamente. Passa appena un minuto e questa volta è Borocci a cercare il 7, Palazzi. Facile. Alla mezz'ora sale il Gabice Gradara con Grandicelli che offre un interessante pallone su cui Arduini giunge in controtempo. Ancora locale al 39°, Arduini scodella al centro per Rossi, rovesciata pregevole ma out. Seconda frazione, stessi interpreti, emerge il Gabice Gradara ma in avvio di ripresa subito, pericolosi gli ospiti con Capecci, Sabatini interviene a deviare. Wow, allora lob per l'inzuccata di Giuliani che sfila però a lato. Quarto minuto, punizione per gli anconetani, Palazzi in due tempi. Rossoblù che cambiano marcia, sesto minuto, Costa sulla linea di fondo per la girata di testa sul primo palo del rapace Simoncelli, classe 97, che porta in vantaggio gli adriatici. 18° si propongono gli anconetani con Mosca, la destra per Postacchini che scivola però al momento del tiro. Al 22° il Gabice Gradara cala il bis per mano di Sabatini, doppia finta di piede al limite dell'area e colpo sotto che si insacca all'incrocio dei pali. Al 30° il Moio Vallesina resta in 10 uomini per l'espulsione di Spinelli. Al 31° si ravvisa il tentativo di Ferrani, a cui rispondono al 32° gli ospiti, spedendo però la sfera a lato. Minuto 33 Costa, Caparbio, Simoncelli manca l'aggancio, allora Grandicelli che si divora l'ottima chance. Ultimi fraseggi, al 35° Giuliani anticipato da Palazzi. Ma il finale è griffato Gabice Gradara con il playmaker Pratelli, imbucata per Rossi che cerca e trova l'angolino alla sinistra di Cerioni. 12° centro stagionale per il cecchino adriatico e 3-0 lo score che chiude la contesa.